Questo è un problema che c'è a lungo tempo, sicuramente ci sono degli investimenti da fare, con le nuove assunzioni si potrà riuscire a superare questa differenziazione non solo tra nord e sud, ma anche tra i piccoli comuni e i grandi comuni, quindi tra l'amministrazione centrale e quelle di piccole dimensioni. La grande sfida sarà introdurre delle nuove competenze all'interno della pubblica amministrazione, quindi non semplicemente aprire e fare entrare del nuovo personale, ma che sia un personale con delle qualifiche differenti, basarci su delle skills differenti che siano non solo digitali ma anche le cosiddette soft che vengono cercate nell'ambito privato, penso che sia l'ora di provare a introdurle anche nell'ambito pubblico.